Fernando Alonso ha disputato una gran bella gara in Australia e con il suo quinto posto ha portato a casa dei punti importanti in una corsa in cui partiva dodicesimo. Sì, devo dire che ha fatto una gara straordinaria. La verità è che soprattutto nei primi due stinti gara la macchina non andava così male. Mentre nell'ultimo, dopo la safety car, dobbiamo capire cosa è successo, perché effettivamente ha fatto fatica a tenere il passo dei primi e soprattutto ha dovuto difendersi da chi gli era dietro, che lo metteva sotto pressione. Sicuramente la prestazione di ieri in qualifica non era quella della macchina, e quindi sappiamo che partire in dodicesima posizione è sempre difficilissimo. Quindi sono contento sotto questo profilo, perché la partenza è stata molto molto positiva, molto buona. E anche il lavoro dei pit stop dei ragazzi, che sono stati più veloci oggi, credo che sia un punto da sottolineare in un momento dove c'è tanta tensione intorno alla squadra, e questo è normale nel momento in cui non siamo ancora all'altezza di quello che dovremmo essere. Però, ripeto, in un campionato dove ieri ad esempio davano tutti alcune squadre volare via, oggi in gara abbiamo visto delle situazioni un po' diverse. Abbiamo chiaro quali sono i temi su cui lavorare a livello di sviluppo, e quindi i tecnici devono reagire immediatamente per portare in pista il più presto possibile le cose che servono per fissare i problemi, che sono chiari. E poi, ripeto, 20 gare in un contesto dove ho visto tanti team competitivi, oggi portare questi punti in un campionato è importante. Vedremo già qualche soluzione tecnica nuova nel prossimo Gran Premio, che è solo fra 7 giorni in Malesia, o dovremmo aspettare la Cina? No, io credo che in Malesia non arrivi nulla se non un'ottimizzazione di quello che abbiamo per quel tipo di pista, e quindi sotto questo profilo in Malesia bisogna cercare di capire il comportamento di questa macchina, che è abbastanza complessa in una pista totalmente diversa. A Barcellona vedremo forse un retrotreno nuovo? Ma io credo che il primo Gran Premio europeo sia una tappa importante, perché stiamo cercando di ottimizzare la macchina in una condizione diversa. Sappiamo quali sono le criticità di questa vettura e quindi si sta lavorando in questa direzione. La Ferrari, insomma, pian piano, mentre la benzina scendeva, andava un po' più piano, e comunque con le gomme più dure, le medie in questo caso, è andata abbastanza bene, mentre con le soft, con le morbide, aveva qualche difficoltà. Ma guarda, oggi con la macchina piena di benzina, sia con la partenza che è stata con le soft che con le medie, devo dire la macchina non era male, e quindi sotto questo profilo, almeno nell'impostazione della vettura, il fatto di non soffrire più di problemi di warm up, che era un problema pesantissimo soprattutto con le gomme medie lo scorso anno, è stato risolto. Adesso dobbiamo recuperare la performance, e ripeto, gli ingegneri sanno dove devono lavorare, quindi mi aspetto da loro un passo importante nella direzione di farlo il più presto possibile. Felipe Massa ha sofferto molto perché non è riuscito a trovare un assetto ideale nell'equilibrio della vettura, nel bilanciamento. Sì, è vero, e tutto è nato da ieri, dove non sentiva la macchina a posto, e quindi oggi ha avuto gli stessi problemi, e quindi sotto questo profilo ha chiesto ai suoi uomini di guardare la macchina, di capire se c'è qualche cosa che non era a posto, perché Felipe deve guidare come ha guidato nei test, in una condizione di massima serenità, perché deve esprimersi al meglio, e quindi sotto questo profilo c'è bisogno di un extra sforzo da parte dei suoi uomini per essergli vicini in questa direzione. È emerso dunque qui nel primo Gran Premio il quadro complessivo dei rapporti di forza fra le scuderie. Qual è il tuo giudizio su McLaren, Red Bull, Lotus e Mercedes? Il giudizio è che ho visto oggi una McLaren molto molto forte, una Red Bull che è stata più forte in gara che in qualifica. Nel primo stint Webber non andava sicuramente molto forte, poi alla fine invece era il contrario. Ho visto una Mercedes che era molto forte in qualifica, in gara, al di là dei problemi che hanno avuto, non aveva un passo di gara così forte, però ho visto altre squadre, vedi Sauber, vedi Toro Rosso, vedi Williams, che sono sicuramente state molto competitive sia in qualifica che in gara. Quindi sotto questo profilo un campionato dove tanti hanno lavorato davvero bene quest'inverno. Grazie. Grazie a voi.